Franco Guilhemy torna nella libreria Ciofalo dopo aver presentato, in occasione del 70° anniversario della fondazione della libreria, il volume Testimonianze ebraiche a Messina, e lo fa con il suo ultimo lavoro, Origini e cause, la prima opera narrativa dopo numerosi articoli e libri sulla storia e l'arte di Messina e Milazzo. L'amministratore Nino Crapanzano ha introdotto la serata del 21 ottobre e presentato i due ospiti. Il relatore Sergio Todesco, direttore della sezione beni etnoantropologici della Soprintendenza di Messina e direttore del Parco archeologico dei Nebrodi Occidentali, e l'autore Franco Chillemi, magistrato alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Catania. Un libro godibilissimo, ha sottolineato più volte Todesco, diverso da quelli scritti finora dall'autore. È un volume di narrativa, ma non un romanzo, né frutto di inventiva. La sua è un'analisi approfondita del lavoro di Guilhemy, che parte da una microstoria e arriva alla macrostoria. Riesce a tenere insieme i fatti della storia, quella dei libri, con i contributi particolari e individuali dei personaggi, attingendo alla sua memoria e a quella dei parenti, a documenti e foto. La sua è una scrittura piacevole, nitida e rigorosa, afferma Todesco. Ricostruisce ed espone le vicende della sua famiglia in maniera pudica e anche ironica. È un libro singolare. Franco Chillemi, l'autore, è un magistrato che però ha delle grandi doti di storico, di ricercatore di fatti che riguardano la storia delle comunità locali e ha prodotto dei libri di grande qualità. Questa volta si è cimentato con un testo che è narrativo, ma direi narrativo solo in apparenza, perché qui ancora una volta lui mette a profitto le sue competenze di storico, quindi fa una ricerca, uno scavo sulla sua famiglia e sui suoi antenati e lì ne descrive la storia lungo l'arco di circa 5 secoli, 4 secoli e mezzo, mettendo in campo delle metodologie diversificate a seconda dell'ambito cronologico che tratta. Quindi nel primo capitolo lui adotta un criterio archivistico, attinge a documenti d'archivio. Nel secondo privilegia un approccio etnografico attraverso le memorie narrate dei familiari e le testimonianze orali. Nel terzo capitolo lui indulge più alle memorie personali e ai ricordi, quindi è una sorta di, diciamo, di itinerario nostalgico in quella che è stata la sua infanzia e il patrimonio oggettuale, i luoghi, le persone che hanno contrassegnato, questa infanzia. Rivestono grande valore i numerosi documenti e foto storiche inserite tra le pagine del libro, immagini che servono per ripercorrere le figure della sua famiglia, ma anche per descrivere abitudini, costumi e luoghi in quella che Todesco definisce la mappa sentimentale. Per me è nuova, anomala, credo che resterà unico. È una vicenda familiare, la storia della mia famiglia, di cui forse mi volevo liberare una volta per tutte. E d'altra parte ho pensato che potesse essere utile anche per il lettore di cose messinesi, della provincia di Messina, che riguarda Milazzo più che Messina, perché la mia famiglia era un campione, l'ho presa come un campione statistico di ricerca storica, cioè una famiglia di marinai della marina mercantile, pescatori, padroni di barche, attraverso tre o quattro generazioni, con tutte le vicende che ho potuto ricostruire, parte che conoscevo e parte che ho ricostruito dai documenti. Quindi è una cosa molto personale, ma al tempo stesso, secondo me, almeno utile per chi si occupa di storia delle tradizioni messinese, in particolare delle tradizioni marinare. Sono documenti di varie origini, di due origini diverse, alcune che ho trovato a casa nei cassetti, ma molto poche, però riguardano l'emigrazione negli anni 30 in America e sono documenti molto rari. Chi se ne occupa specificamente mi ha detto che sono documenti difficilissimi da trovare perché per lo più sono finiti o sono rimasti in America o sono finiti buttati. Quindi sono documenti di lavoro di un mio nonno in particolare, degli anni 30, qualcosa sulla Seconda Guerra Mondiale, anche documenti di guerra, il rimpatrio di mio padre dalla Germania, cartoline scritte dal campo di concentramento. Queste erano cose che erano rimaste a casa casualmente, in una grande distruzione di carte, di documenti, erano rimaste queste poche cose, che però sono risultate utili. E poi molte fotografie, molti ritratti dall'inizio del Novecento fino al 45, quelli li ho trovati in abbondanza. Invece quello che ho trovato negli archivi pubblici sono soprattutto atti dello Stato civile,
che ricostruiscono tutto lo sviluppo proprio biologico di queste famiglie dal 1820 in poi, poi atti parrocchiali per la parte più antica che riscende fino al 1500, in un capitolo scendiamo fino a fine 500, e poi atti della capitaneria di porto con tutte le schede biografiche dei marinai della seconda metà dell'800, primi 900. Fra tanti marinai ne ho trovati alcuni che erano bisnonni, trisnonni o semplicemente collaterali, quindi sempre della mia famiglia, ma non miei antenati. E hanno tutte le stesse vicende, le stesse note biografiche che si possono trovare soltanto in questi registri oramai. E qualche atto notarile di acquisti di beni, di barche, di case. Ecco, questo è il materiale che ho trovato. È un saggio travestito in narrativa, una mia autobiografia parziale attraverso i miei antenati, che si ferma 10 anni prima della mia nascita. Così Franco Chillemi, nel suo intervento finale, descrive origini e cause. Soprattutto l'autore chiarisce che è l'unico e l'ultimo libro di questo genere e tornerà con un volume storico, una monografia su Milazzo, opera di 10 anni fa, ma rinnovata e ampliata. Un libro accolto con entusiasmo e piacere dagli ospiti coinvolti nel dibattito finale, che ha affrontato alcuni dei temi principali esposti da Chillemi, dal legame affettivo con la famiglia all'emigrazione verso l'America e il rapporto con la Sicilia, che, commenta l'autore, non è quella classica, ma delle città di mare, quella povera ma non poverissima, modesta ma non ignorante. Invece, la Milazzo del libro è una realtà che non esiste più.